in Sardegna, abbiamo detto, c'è una scena a Palermo molto viva, una scena barese, insomma ci sono, l'Italia è molto viva dal punto di vista del gioco elettronico competitivo, con Street Fighter, con Tekken e con tanti altri picchiaduro. Stretta di mano tra i due, il solito fair play e si inizia. Oh, Viper va subito a dire a Gogen che non deve subito sentire. in faccia un calcione. Bella friend trap. Fa capire a Gogen che il cielo è il suo territorio. 55% di barra. Boom. Attenzione che l'angolo contro. Non lo fa saltare, non lo fa saltare, bravissimo ancora. S'aspetta, esattamente. Oh, stellette. Il danno sarà molto scalato ora, quindi a cercare di ottimizzare il più possibile, ma non ha sprecato altre barre chiaramente. E si è tenuto la ultra. Dovete capire che il gioco ha un sistema di scaling, per cui boom, è entrato, bravissimo. Il gioco ha un sistema di scaling dei danni, per cui diciamo più è lunga la sequenza, più cose si inseriscono all'interno, più il danno si riduce. Esattamente, in modo percentuale, inizia a scalare tipo del 90%, 80%, 70%, esatto, dopo il terzo colpo, esatto, di una combo. Forse il secondo, adesso in caso correggetemi. Esatto. Bello solido, intanto il nostro Neo si sta affermando. Oh, l'ha intercettata in aria, molto molto bravo. Gaetano sta... Sì, è una partita esemplare. Sta controllando molto bene, però... C'è l'alito di vita, ma aspettavo una bocchesata, invece no. Anch'io lo sai, sinceramente. Invece, primo risultato, 1-0. Gaetano, Neo Punisher, Pompei, aggiungiamo tutto a questo punto. Anche l'indirizzo, se vuoi. No, no, quello glielo chiederanno direttamente, magari in chat o su Facebook. Dopo una breve pausa si riparte. Subito un burning kick aereo. La spazzata che apre il gioco di Gogen, ovviamente, nel mix up. Intanto ne approfitto per rispondere a Seima o S3AIM, scusami, non so come si pronuncia, che leggo in chat, che ha chiesto se quando uno va in dizzy, cioè viene appunto stannato, se lo scaling si resetta. La risposta è no, non si resetta. Quindi se tu arrivi esattamente, se tu arrivi a fare una combo molto lunga e lo stanni, evidentemente la combo successiva farà pochissimo danno. La tecnica che si usa di solito è arrivare vicino allo scaling, allo stun, a fare un reset, esatto, esattamente, cercare di toccare e mandare in stella e mandare in dizzy. E infatti, diciamo, i giocatori si studiano le combo anche apposta, per lo stun. Esattamente. Ci sono delle combo che hanno un livello sai di stun molto quanto, alto. Sai quanto fa. Tu, infatti, mentre la porti a segno, sai esattamente che... Scivolata intanto! Mentre io spiegavo questa cosa, è successa una cosa bellissima. Fiero di entrambi. Quindi, insomma, abbiamo risposto alla tua domanda, ma il gioco è molto complesso, c'è tanto studio dietro. È per questo che questi tornei fanno vedere cose incredibili. Magari uno non se ne rende conto, ma ci sono... I valori di stand dei personaggi sono diversi per personaggio. Ci sono dei range 850, 900, 950, 1000, 1050. E ogni certi colpo personaggi... ha un valore di stand diverso. Certo, però ogni personaggio ha tipo il suo stand. Ad esempio appunto Akuma ha 850, 850. Ultra! Mentre Gouken, se non mi ricordo male, ha 1000. Però è per darvi un'idea. Certo. Di solito i personaggi femminili hanno 900. Intanto vediamo che Sean si sveglia. Bravissimo Sean. La ginocchiata aerea, questa ginocchiata è veramente assurda. Sì, sì. È assurda, quel colpo aereo è veramente... Finalmente torna in partita il nostro, visto che non può fare il punto della vittoria. Intanto gesto dell'ombrello di Gouken, che funziona ancora una volta, avete visto? Oh, stai a terra, dice lui. Sì, sì. Mix up, passa dietro. No. Devono almeno capire, almeno adesso non gioca più contro Elena, ma esattamente tutto quello che vuole fare entra adesso, esattamente, su Gouken entra. Tutto quello che vuole fare Sean con Viper su Gouken entra benissimo. Diciamo che noi personaggi dell'Ultra hanno dei strano, focus rosso andato a vuoto. Strano, e però, brucia tre barre, infatti, ben tre barre. Mi stupisce parecchio. Stai a terra. Intanto Flame Kick X, intanto come Ottimo. Vedete che li cambia la guardia ancora. Chip, un sacco di chip. Devi stare attento ancora dei jump in di Neo, che buona anche spazzata, prima molto gli sono bravo. Costati il match.
Bravo. Oh! La giallona scimmiata. Ah, la porta bello. A casa! Molto, molto bello. Secondo, quinto posto, Sean di Roma. Il nostro napoletano, ragazzo di Pompei, grande cuore. Mi ha ospitato a dormire da lui anche un paio di volte quando siamo di tornei. Gaetano continua la sua scalata verso il podio. Oh, molto bravo. Dimmi. Com'è possibile? Fai vedere. Il loser è finito, eh? Stiamo facendo un check. No, no, Caino no Punisher. Eh sì, perché poi c'è winner final, loser final e grand final. Mani. Prossimo match quindi, ragazzi, Caino. Ragazzi, allora Neopunisher si vuole prendere un minuto di 5 minuti di pausa, lo capiamo. Non di più, però, per favore. Grazie, va bene. Okay. 3 minuti di pausa, bravo, Stacca, stacca un momento. Intanto ha bisogno noi di recuperare energie mentali soprattutto. Intanto noi vi intratteniamo. Ultima partita, prima della loser final, Caino contro Neopunisher. Che poi andrà a sfidare, come potete vedere dove ciò l'indice, il perdente della winner final. Eccomi qua con i potenti mezzi di cui sono dotato, cioè schiacci blodiori. Winner final, loser final e grand final sono best of five. Ricordiamolo, lo ricorderemo anche ai giocatori quando si siederanno in postazione.